Buongiorno ragazzi e bentornati sul mio canale. Oggi comincerò un nuovo format e cercherò di portarlo avanti nelle prossime settimane. La cosa che mi piacerebbe proporvi è proprio quello di analizzare i vari temi dell'osteopatia, quindi le varie branche, per poi riuscire a capire come funziona la diagnosi osteopatica, la valutazione di un paziente osteopatico e quindi un'impostazione di un trattamento. Direi di non perderci in chiacchiere e quindi di cominciare immediatamente con la sigla. Da dove cominciare se non dal cranio, ossia quella parte del corpo che in osteopatia è così importante, mentre in altre discipline osteopatiche e di terapia manuale non lo è o comunque viene trattata molto molto meno. Ebbene, il cranio è una di quelle aree del corpo che all'apparenza sembra ferma, sembra inerte. In realtà il movimento del cranio per il corpo e per la dissipazione, come vedremo dopo, di movimenti sia meccanici che liquidi è importantissima. Prendiamo per esempio un cranio. Ebbene, la cosa che possiamo vedere principalmente sono le suture che compongono il cranio stesso, quindi non è una sfera di cristallo bloccata, fissa. Queste suture hanno una meccanica e un'anatomia adatta proprio a determinati movimenti e non ad altri. Ebbene, il cranio lavora molto simile a tutte le altre parti del corpo. Proprio per questo in osteopatia il cranio è visto come una serie di articolazioni. Il cranio è importante perché al suo interno abbiamo delle strutture importanti che poi vengono a comunicare con il resto del corpo. La nascita del sistema craniosacrale è dovuta a un certo Sutherland, che è un po' il guru dell'osteopatia craniosacrale. È colui che sembra abbia trovato effettivamente il movimento cranico andando a studiare, andando a vedere l'anatomia inizialmente del cranio e cominciando a fare delle somiglianze tra le branchie di un pesce e quindi il movimento che hanno nella respirazione e il movimento delle ossa temporali. Ebbene, effettivamente il movimento è molto simile, anche se molto molto piccolo e impercettibile alla vista. Immaginate poi che il cranio è rivestito da vari tessuti, muscoli, pelle, quindi non possiamo vedere questo movimento. La cosa interessante invece è che il cranio, muovendosi a pezzi, riesce a compensare quello che è il movimento interno. Quindi, quando noi parliamo di sfera cranica, parliamo in realtà di un movimento che nasce dal dentro. Immaginate, questa è la teoria più accreditata. Però immaginate il cervello con la sua parte centrale, ok, che si muove proprio su questo asse centrale e si espande e si srotola lateralmente. Questo deve essere compensato da una elasticità o un rilascio della tensione di queste membrane esterne, che sono le membrane a tensione reciproca, e queste membrane dilatandosi, ok, vanno a spingere e dare possibilità di movimento alle ossa craniche. Se avessimo un cranio compatto, questo movimento non sarebbe permesso e quindi il cervello, per potersi muovere, cercherebbe degli spazi aperti per fare il suo movimento. Fino a poco tempo fa, la teoria del movimento di questo cervello era quello di aprire le camere ventricolari, i ventricoli, che sono quattro, per poter produrre del liquido e poi, nel movimento contrario di srotolamento, spremere questo liquido attraverso dei canali fino al midollo spinale e poi, a quanto sembra, tutti i nervi periferici. Ebbene, questo è sicuramente vero, cioè il movimento cranico ha sicuramente un valore importante per quanto riguarda la dissipazione del liquor cerebrospinale. Abbiamo capito tramite delle ricerche scientifiche che il cranio, o almeno il movimento che noi percepiamo, è un input di tipo neurologico, nato in una qualche zona, probabilmente del tronco encefalico, dove avvengono i movimenti involontari. Questo ritmo va a stimolare arterie e vene nella loro contrazione e nel loro rilascio, soprattutto a livello microcircolatorio. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che il cervello dà un input. L'input va a creare una contrazione e un rilascio, e quindi una spremitura di tutte quelle piccole vene e arterie che al loro interno hanno una pressione talmente bassa che non permette il passaggio di troppo sangue. Ebbene, noi possiamo mettere insieme queste due informazioni partendo da questo presupposto. Il cervello si srotola, quindi si amplia, e ritorna in posizione naturale.
le membrane che lo rivestono vengono a dilatarsi, queste membrane scendono lungo la colonna vertebrale, hanno dei punti di fulcro su vertebre specifiche, ma questo non ci interessa per ora, e arrivano fino all'osso sacro. Quando il cranio si espande, queste membrane vengono a essere tirate, diciamo così, la tensione porta verso l'alto le membrane a tensione reciproca, ok? E l'osso sacro viene a portarsi verso il cranio. Questo è un movimento molto piccolo. Al contrario, quando il cervello torna a srotolarsi, i ventricoli si spremono, si chiudono, le membrane tornano a essere meno tese, ok? Il sacro scende verso il basso, verso i piedi. Dopodiché, ovviamente, le ossa craniche vanno a chiudersi su se stesse. Ogni osso ha un movimento specifico e quindi gli assi di movimento ovviamente sono dati sia dall'anatomia dell'osso sia dalla funzionalità di quest'osso. Il sistema cranico è quindi un sistema importante per la dissipazione del liquor e per la microcircolazione cranica. E qui c'è un'idea di fondo che questo input che va a muovere i ventricoli, che va a muovere le membrane, che va a muovere le masse cerebrali, venga dissipato attraverso il liquor cerebrospinale, attraverso poi i nervi periferici che innervano la pelle, la muscolatura, i legamenti, i visceri, eccetera, eccetera, e dia un input come fosse un pacemaker cardiaco. In questo caso un input di movimento viene dato a qualsiasi tessuto del corpo. È per questo che è stata formulata questa idea attraverso gli studi di Truberg-Meyer, come vengono chiamate queste onde che sono state rilevate da questi tre specialisti e sono state affiancate effettivamente alla palpazione craniosacrale osteopatica. Quindi, ricapitolando velocemente, il sistema craniosacrale è un sistema di movimento delle ossa craniche che ha una partenza di tipo cerebrale, ha una partenza neurologica, viene poi a stimolare dei tessuti quali le membrane a tensione reciproca, che vanno a stimolare il movimento fino all'osso sacro e effettivamente anche tutti gli altri tessuti del corpo, ma soprattutto c'è un movimento delle ossa craniche indotte da quello che c'è dentro, quindi la scatola reagisce al contenuto. La scatola si muove con dei movimenti molto specifici, le suture nel corso dell'età vengono poi a solidificarsi e non a saldarsi realmente, ma il movimento di queste zone suturali comunque permane. Quello che ci preme capire è che il movimento del cranio non è univoco, ma può variare in diversi modi. L'osteopata va a palpare sostanzialmente quattro cose specifiche, ossia il ritmo al minuto, l'ampiezza di questo movimento e la forza. Un altro dato, il quarto, è ovviamente una disfunzione di tipo meccanico del movimento, ossia il movimento cranico può essere percepito in maniera perfetta e pulita con più o meno ritmo, ampiezza, forza, ma può anche essere distorto. Quindi invece di percepire un movimento generale del cranio di espansione, possiamo percepire una rotazione o ancora una torsione posteriore, eccetera, eccetera. Questi movimenti sono ormai stati catalogati, vengono insegnati in tutte le scuole di osteopatia e vengono insegnati perché grazie alla percezione di questi movimenti riusciamo, noi osteopati, a capire quali sono le aree del cranio suturali o tissutali che stanno impedendo un buon funzionamento. Di questo ne parleremo in un'altra puntata per cercare di dare dei piccoli stimoli e delle piccole pillole per riuscire a capire bene la complessità di un movimento così fine e la complessità di un sistema che non lavora solo dal punto di vista meccanico, ma lavora dal punto di vista idromeccanico. Con questo direi che è proprio tutto, lasciamo il cranio da parte, ci vediamo settimana prossima, vi ricordo di iscrivervi al canale, di mettere un like al video e soprattutto di scrivermi nei commenti che cosa vi è piaciuto, che cosa non vi è piaciuto e se ci sono delle informazioni che mancano. Ci vediamo settimana prossima, ciao!